Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Ed era invece rivolto per la prima volta a tutti gli istituti superiori presenti nel Vicentino il premio Mobilità Elettrica, promosso dalla categoria metalmeccanica di Confartigianato Vicenza, con il patrocinio della provincia, della Camera di Commercio e dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Un nuovo percorso che guarda al futuro con un riscontro di ben 14 candidature. Quello dell'elettromobilità è un tema su cui da tempo è impegnata Confartigianato Vicenza, soprattutto attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità e che hanno visto il coinvolgimento di 84 comuni della provincia che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica. In questo ambito si colloca da quest'anno anche un progetto rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori, senza alcuna distinzione per indirizzo. Proprio per spingere i giovani a riflettere sull'importanza di salvaguardare l'ambiente e la salute attraverso politiche di green economy e di abbattimento delle emissioni di CO2, la categoria metalmeccanica ha deciso di bandire il premio Mobilità Elettrica, diviso in due sezioni alternative. La prima richiedeva di svolgere un'indagine di mercato sulla commerciabilità della mobilità elettrica. La seconda, più progettuale, chiedeva di trasformare 100 metri quadri di parcheggio in un'area commerciale in stazione elettrica per veicoli, prevedendo anche tutti i servizi all'utenza. Grandissimo l'interesse che ha suscitato l'iniziativa. Direi veramente notevole, perché è una soddisfazione enorme per quanto riguarda la nostra categoria della metalmeccanica, aver dato la possibilità a tutte le scuole superiori di partecipare. 10 scuole, 19 gruppi che hanno partecipato e 93 ragazzi assieme ai loro insegnanti. Credo che sia veramente un qualcosa straordinario. Impegnativo il compito svolto dalla giuria che, dopo attenta analisi, ha scelto due lavori imperniati su un progetto tecnico di una stazione elettrica, quello del liceo scientifico da Ponte di Bassano e quello dell'istituto Da Vinci di Noventa. Voce quindi ai protagonisti. Abbiamo voluto inserire una bellezza architettonica, quindi un design accattivante, una bellezza che fosse per tutti, quindi abbiamo voluto abbattere totalmente le barriere architettoniche e una bellezza anche per l'ambiente, quindi ci abbiamo tenuto molto a installare quei pannelli fotovoltaici che possono dare una certa autonomia alla stazione. La nostra ricarica l'abbiamo divisa in due diverse modalità, o una ricarica quick drop, che è un brevetto della Renault, viene cambiata la batteria in poche parole, oppure una ricarica più lenta. Noi abbiamo cercato di fornire un rifornimento il più rapido e sicuro possibile. Poi abbiamo cercato di sfruttare le energie pulite e avere un risparmio energetico, difatti c'è un impianto fotovoltaico, le lampade sono a LED e le colonnine sono tra le più recenti possibili. Il progetto prevede la realizzazione di 6 posti auto, di cui uno adibito all'utilizzo per persone diversamente abili. Ad entrambi i vincitori l'ambitissimo premio, una visita di 3 giorni alle istituzioni dell'Unione Europea di Bruxelles e 800 euro destinati alle rispettive scuole.